Mai come oggi è importante celebrare il 75° anniversario della Liberazione, proprio per ribadire il carattere fondante della nostra Costituzione democratica, che è l'antifascismo. La conquista della democrazia è giunta al termine della lotta contro il fascismo e il nazismo, compiuta da tutti coloro che, pur professando orientamenti politici diversi, si identificavano nell'antifascismo. Gli internati militari italiani furono sicuramente una componente importante di quella resistenza, ormai riconosciuta come secondo risorgimento, diventando parte integrante di quella lotta di liberazione. Rifiutando ogni tipo di collaborazione con la Germania nazista e con la Repubblica Sociale Italiana, dopo essere stati fatti prigionieri dall'esercito tedesco all'indomani dell'8 settembre 1943, scelsero volontariamente l'internamento, conducendo la loro resistenza senza armi nei lager nazisti. Eppure l'adesione avrebbe consentito loro di ritornare in patria, mentre lo status di internati militari li sottrasse alla tutela e all'assistenza della Croce Rossa internazionale, riservate solo ai prigionieri di guerra. Più di 600.000 scelsero la prigionia, consapevoli del rischio della propria vita. Il loro rifiuto di collaborare delegittimò la Repubblica Sociale, sottraendo una forza consistente sia alla repressione fascista attuata contro i partigiani, sia all'impegno bellico della Germania. Sottoposti al violento rancore tedesco, vennero obbligati al lavoro massacrante, alla fame e ai continui soprusi. Più di 50.000 persero la vita nei campi di concentramento e molti altri dopo il ritorno, per le conseguenze del trattamento subito. La loro decisione rese onore ad una generazione di giovani nati ed educati sotto il regime fascista che nel momento della prima libera scelta non ebbero dubbi da quale parte stare. Il loro sacrificio li collocò tra i protagonisti della sconfitta del nazismo e del fascismo e fra gli artefici di una nuova Italia repubblicana ed antifascista. L'insurrezione generale del 25 aprile, proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale Alt'Italia, concludeva per quasi tutte le città italiane la resistenza armata. Ma il calvario degli internati militari italiani non terminò nemmeno con la liberazione perché, in un primo momento, anche per gli alleati, non erano prigionieri di guerra e molti furono trattenuti nei lager per altri mesi. La loro storia di volontari combattenti per la libertà d'Italia rimase colpevolmente nell'oblio per diversi decenni, escludendoli dalle cerimonie di commemorazione del 25 aprile, benché fossero uniti idealmente ai patrioti che avevano combattuto per riscattare la nazione dalla guerra d'aggressione voluta dal fascismo e per ridare dignità alla nostra patria nel consenso internazionale. Soltanto a partire dagli anni Ottanta gli storici hanno sottolineato l'importanza del contributo dato alla resistenza dal no degli internati militari italiani. Oggi, portando questo mio contributo al ricordo degli internati militari nel contesto appunto delle celebrazioni del 25 aprile, sento in me una grande emozione, ma anche la determinazione di rendere sempre viva la cultura della memoria condivisa. Assistiamo con sgomento da troppo tempo al risorgere di gruppi o movimenti che si rifanno esplicitamente ai simboli e alla ideologia del fascismo. Non possiamo rimanere impassibili di fronte ai ignobili episodi di razzismo, della strisciante diffusione dell'intolleranza alimentata da una non sempre accorta comunicazione e dalla strumentale propaganda populista. Allora non suona retorico ribadire ancora una volta lo slogan già proposto in altri periodi della nostra storia recente. Ora è sempre resistenza. L'antifascismo deve ancora una volta condurci ad un'azione unitaria per vigilare ancora più sui beni preziosi della democrazia e della libertà che ci sono stati consegnati dal sacrificio anche della vita di chi ha combattuto contro la dittatura fascista.
Occorre educare le nuove generazioni ai valori della resistenza per coniugare la conoscenza e la difesa della Carta Costituzionale affinché i giovani diventino le future staffette della memoria. Fondamentale per questo è la conoscenza della storia, documentata e rigorosa, e se scarsa è la conoscenza di quel periodo storico che è all'origine della nostra Repubblica, sappiamo che la resistenza senza armi degli internati militari italiani è sconosciuta ai più. Tuttavia l'ANEI ha raccolto i testimoni e grazie ai suoi volontari è impegnata a tramandare l'esempio di quella scelta coraggiosa. Opponendosi alla guerra, gli internati militari hanno scelto la pace. Opponendosi al fascismo, hanno scelto la democrazia. Scegliendo la prigionia, hanno scelto la dignità. E assieme ai partigiani hanno costruito i pilastri della nostra Costituzione. Viva il 25 aprile, viva l'antifascismo!